i mandolini napoletani intonano le note della Marsigliese e la folla di San Gregorio Armeno resta ferma per un minuto di riflessione e solidarietà. Con un tono più sobrio e con pensieri più orientati ai fatti di Parigi e della sanità, piuttosto che all'inizio del periodo delle feste natalizie, si sono poi accese le luminarie nel centro storico di Napoli, partendo da San Gregorio Armeno, la prima zona interessata dal piano di arredo urbano del comune di Napoli che toccherà dai prossimi giorni molte altre zone cittadine. La data del primo weekend del Natale è stata scelta in un'assemblea con cittadini, artigiani, ambulanti ed associazioni, in concomitanza con l'inaugurazione della fiera di San Gregorio Armeno e San Biagio dei Librai, che quest'anno hanno per tema l'acqua pubblica, che in queste ore è di nuovo a rischio. Una data che segna ufficialmente l'avvio del periodo natalizio, con una grande quantità di turisti che già affollano il centro storico. Sono più di 60 gli eventi artistici, turistici, commerciali ed a carattere artigianale che interesseranno il territorio della città, dalle periferie al centro, e fino alla prima decade di gennaio. Un programma definito già dal 31 gennaio scorso e messo a punto entro il mese di luglio, anche grazie ad una novità del regolamento COSAP, che consente ora agli operatori che si dotano di progetti che valorizzino l'omogeneità degli arredi di avere una riduzione fino al 100% del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sì, è dedicata all'essenzialità, umanità, acqua, solidarietà, pace, serenità e armonia. Oggi cominciamo a accenderle qui nel cuore di Napoli e poi fino all'8 dicembre in tutta la città e in tutte le municipalità. Il Natale deve attraversare tutte le strade e tutti i vicoli di Napoli.